Ciao a tutti e ben ritrovati a questa puntata speciale, diciamo, di Europa Universalis 4 con il Monferrato. Speciale perché questa, ragazzi, è la puntata in cui rifondiamo ufficialmente l'Impero Bizantino. Portiamo a casa le nostre truppe, intanto in maniera quanto più possibile intelligente. Se le mandiamo a Costantinopoli. Poi questi li mandiamo a Coqueli. Questi altri li mandiamo non so dove. Qua. E questi che hanno la marcia forzata, invece li teniamo buoni buoni in Grecia. Allora, facciamo tutti i core che possiamo. Bene. Vediamo se Lubecca accetta un'alleanza con noi. Sì, ma no. Ci dovremmo lavorare ancora un pochino, purtroppo. E adesso è il momento. Adesso è il momento per un cambio di colore. Quindi, adesso da Monferrato, attenzione. Dove tradizioni e ambizioni? Sì. Ora diventiamo Bisanzio, ragazzi. Questo bel colore, porpora. Di fatto, quindi siamo Bisanzio e come vediamo abbiamo delle nuove missioni. Alcune di queste sono già state completate, molte altre no. Come vediamo, ci mancano zone della Grecia, quindi queste province qui, per esempio, per completare la riconquista della Grecia, come anche quella della Bulgaria, e molte altre cose. Anche tutta questa zona qui della costa anatolica. Ma ci arriveremo, non vi preoccupate, ci arriveremo almeno a completare la conquista di tutti questi buchetti qua che abbiamo lasciato. Ma questo significa che abbiamo completato l'obiettivo principale della nostra run, ovvero rifondare Bisanzio, partendo dal Monferrato, una mono provincia, e sono estremamente soddisfatto del risultato. Questo fa anche sì che la coalizione si vada a smantellare completamente. Guardate qua quanta gente esce dalla coalizione. Vediamo che le nostre idee sono diverse da quelle di prima. Abbiamo un 5% in più di disciplina, missione di strength, global threat power. Quindi abbiamo perso il, come si chiama, quello che ci dava lo sconto alla conquista delle province, ma abbiamo guadagnato in disciplina, perché adesso la nostra disciplina è 117,6. Non male, non male. Ci avviciniamo ai livelli dell'Impero Ottomano. Estremamente, estremamente positiva come cosa. Un altro effetto del fatto che qua abbiamo cambiato tag di fatto è per l'appunto il fatto che in Portogallo, stupidamente, aggiungo io, è uscito dalla coalizione. Castiglia l'ha fatto? Sì. E questo significa che noi potremo dichiarare immediatamente due simpatiche guerre a Castiglia, esattamente così, e una al Portogallo. Dobbiamo aspettare ancora un mesetto, ok. Quindi, qui guadagniamo una quantità assurda di claim su, come vedete, tutte le zone qua della zona dell'Anatolia, almeno molte delle zone dell'Anatolia. Abbiamo anche la cultura greca come cultura accettata tra le nostre culture, però il vantaggio di essere il Monferrato è che non abbiamo dovuto cambiare religione, non passare alla religione ortodossa come si dice, per rifondare Bisanzio, cosa che tutti gli altri stati invece devono fare necessariamente. Allora, posso attaccare il Portogallo per piacere, prima che questi qua si incazzino troppo? Imperialismo? Ok, avanti. Facciamolo immediatamente. Allora, portiamo di qua le truppe necessarie, che non sono queste, ce ne serviranno altre. E anche questi vanno qua giù, grazie.
perché ricordiamo che l'obiettivo più grande, diciamo, che abbiamo in mente è non solo rifondare Bisanzio, cosa che abbiamo appena fatto, ma anche possibilmente rifondare l'Impero Romano. Va bene. Sono particolaristi, ma non mi dire. Potremmo creare altri claim. Creiamone uno qua, visto che si può. Non siamo amici della Russia, vero? No. Purtroppo no. Va bene, togliamo questo. Fa molto piacere vedere che gli ottomani hanno anche dei problemi, un pochino perlomeno, di problemi di ribelli interni. Molto, molto bene. Dovremmo attaccare anche a Ajam a un certo punto, perché per rifondare l'Impero Romano, se ben ricordo, sono anche alcuni territori di Ajam, purtroppo. Ma noi vediamo qua la tregua con i cosi, con i simpatici mamelucchi, sta per volgere al termine. Quindi, una volta che avremo completato tutti i core sulle nostre zone, allora andremo ad attaccare anche i Mamelucchi, ovviamente. Costantinopoli è la nostra nuova capitale, perché di sì. Vediamo che abbiamo la cultura greca tra quelle accettate, ma non abbiamo quella turca, che andremo ad accettare immediatamente non appena possibile. Spero che la Francia sia in grado di prendere il controllo delle zone qua che vogliamo prenderci. Questi 47 vanno in Castiglia, Achea, Bulgaria, Ottomani, Morea, un sacco di gente, ma proprio tanta gente. Ma cerchiamo di gestire il tutto al migliore dei modi, come al solito. Abbiamo ricostruito parte delle galee affondate. In realtà siamo anche ben oltre il nostro force limit in quanto a barchette, ma chi se ne frega. Adrianopoli, ok, siamo già lì, perfetto. Bene, risolto un problema. Mandiamo un'armata anche qua giù, grazie. Non penso che questo sarà sufficiente a prenderci la capitale della Castiglia, purtroppo, ma ci proveremo. Come sono convinto del fatto che non sarà sufficiente conquistare Lisbona per prenderci tutte queste quattro province del Portogallo, ma chi lo sa, mai dire mai. Così almeno potremmo sbattere fuori Castiglia e Portogallo dalla penisola iberica. E chiudere un fronte, tra virgolette, così se fronte lo vogliamo chiamare. Urcas qua sopra, andiamo qui, grazie. Indipendenza degli ottomani, Marocco. Marocco? Kairouan è qua da qualche parte, dov'è che era? Ci sono degli istinti separatisti purtroppo in circolazione. Abbiamo preso la Corugna. Wow, ok. Kairouan era qua tipo? Sì, era qua Kairouan. No, posto, risolto il problema del Marocco. Allora, come ho detto, per prendersi sta roba qua ci serve ben altro. Ci serve ben altro, ma probabilmente ci arriveremo col tempo. La tregua con i Mamelucchi termina. Morea. Andiamo qua giù, grazie. Manpower non ci manca. I Mamelucchi entrano in coalizione contro di noi immediatamente, il che è un po' spiacevole. E è un po' spiacevole. Ascolta, Castiglia. No, eh. Serve 10 di war score almeno.
Se io attaccassi i mamelucchi adesso, no? Chi è che entrerebbe in guerra? Un sacco di gente in realtà. Un sacco di gente. Questo non va per niente bene. Che non tutti sono usciti dalla famosa coalizione, purtroppo. Purtroppo, aggiungo io. Amici stranieri in Brabante. Capisco. Noi dovessimo arrivare al 10% qua, se riusciremo a levarci di torno la Castiglia. Con il Portogallo invece, vediamo un po' quanto servirebbe per prendersi tutta sta roba qua. 16, 45, 45 la vedo molto dura ragazzi, 45 la vedo molto molto dura. Ahimè. Però così abbiamo anche fatto sì di evitare il problema della flotta ottomana la prossima volta, nel senso che riusciremo a passare tranquillamente avendo zone al di qua e al di là dello stretto dei Dardanelli, province nostre sotto nostro controllo, il che è ottimo. Appena possibile faremo gli stati e accetteremo la cultura turca come una delle nostre culture principali, ne abbiamo ancora due da poter accettare. Ok, e un altro slot sarà riservato alla cultura francese, Francien, una volta che l'integrazione della Francia andrà a compiersi. Adrianopoli, partiamo con le conversioni intanto. Tecnologia militare la facciamo immediatamente. Quella amministrativa no, beh, costa solo 316, perfetto. Benissimo, abbiamo anche guadagnato governing capacity che ci voleva proprio. Cordova 12 e 8. Cordova 12 e 8. Vabbè. ...9% con Castiglia. Dai su. Prima o poi riusciremo ad arrivarci al 10%. Ah, c'è anche Venezia qua da prendere, tra parentesi. Cosa che possiamo fare immediatamente. Andiamo a prenderci Creta, grazie. Andiamo a prenderci Creta. Attenzione, Castiglia può levarsi finalmente di mezzo. Via. La Corugna diventa roba nostra. Facciamo il core. Col Portogallo come siamo presi? Beh, forse anche col Portogallo riusciremo ad arrivarci a un certo punto. Forse. Canada e Paraguay, eh? Canada e Paraguay. Beh, io il Canada lo chiamo, anche se sì, hanno abbastanza soldati. Quanti ne hanno? 112.000. Non so se sono abbastanza, però io il Canada lo chiamo. Li abbiamo proprio voluti in questa alleanza per questo. Chiamiamo anche il Paraguay a sto punto. Chiamiamo anche il Paraguay e vediamo cosa succede. Magari i nostri alleati sudamericani e nordamericani riusciranno a darci quel qualcosa in più. Quello sprint che ci potrebbe servire per... Cosa è successo? Abbiamo annesso già la Francia? Fantastico! Abbiamo già annesso la Francia con qualche evento, immagino. Sì, grazie. Bene. Quindi Bisanzio assomiglia un po' di più a qualcosa di simile a un impero romano adesso. Grazie anche ai francesi. Ora... C'è un po' di roba, un po' di cose amministrative da fare. Allora,
nostra governing capacity quanto è? Ah, siamo già al limite. Benissimo. Fantastico. Beh, lo stato di Costantinopoli diventa per forza un nostro stato, per l'appunto. E anche quello di Uda Vendigar, direi. Sì, anche questo. Bene, ora accettiamo la cultura turca tra le nostre culture. Ok, e anche quella francese. Bene. Molto, molto bene. E adesso vediamo quali sono gli stati. La Lorena 91. Lorena 91 lo facciamo. Ok. Altri stati interessanti. Auvergne, cioè questo, sì. Anche Auvergne. Anche se non, è, non sono della nostra cultura, lo creiamo lo stesso. Stiamo superando la nostra governing capacity? Quasi. E la cosa non ci interessa. Non così tanto. Adesso ci indica soltanto gli stati che possiamo fare senza oltrepassare la nostra governing capacity. Development. Vediamo quali sono. Bretagna 73 di development, lo facciamo subito. La Savoia 70, sì, grazie. Valle della Loira anche. Languedoc 70, lo facciamo. Western Burgundy anche, e anche la Normandia e anche la Champagne, anche perché sono gratis. Bene. Qua quanto serve? 68. Ok. Siamo un po' oltre, ma pazienza. Direi assolutamente pazienza. Bene. Ora voglio anche vedere i nostri reggimenti, le nostre armate come sono messe. Queste qua sono tutte quelle francesi che abbiamo recuperato. Magnifico. Magnifico. 69-80. Sono abbastanza convinto del fatto che riusciremo a prenderci anche le zone del Portogallo, le zone europee del Portogallo. I Ming non sono più un rivale valido, immagino che qualcuno li abbia asfaltati. Questi che cosa sono e perché sono qua esattamente? No, un attimo. Vediamo diritti di approdo al Cile. Tornate qua un attimo, grazie. Questi hanno anche 34.000 soldati a bordo. Chissà dove stavano andando questi qua. Probabilmente ad assediare qualcosa qua del Portogallo in Australia. Progetto folle dei francesi. Folle a dir poco. Ripariamoci in Cile prima che le nostre navi vadano a perdersi. Prendiamo un po' di prestigio e pazienza. La tregua con la Russia scade. Fate qua un attimo, voi fate il giro, andate qui. Bene, molto bene, anzi. L'Olanda comunque ci vuole malissimo. Con Lubecca potrei allearmi una volta che la guerra col Portogallo va a terminare. Vediamo qua come se la sta cavando il Canada, non benissimo, tutto sommato. Qualcuno comincia a uscire dalla coalizione. Canada non sta facendo un bene amato niente. Dai Portugal. No, 75-76 ragazzi. 75-75, 76-73. Attenzione, pausa. Vediamo anche col Portogallo, ci freghiamo tutte le loro quattro province che hanno qua. Più anche... no, niente, come ho detto. A posto. Abbiamo guadagnato anche queste quattro province qui. Abbiamo finalmente finito i punti amministrativi dopo parecchio tempo. Questi non so perché sono qua. Allora,
che Brema si leva di torno. Lubecca adesso mi cortese... Ah no, non si può perché hanno un'opinione bassa di noi. Accidenti. Io posso fare così. Così recuperiamo un 10. Sì, così. Deli, Kilua, bla bla bla, Bohemia, Netherlands. Un sacco di brutta gente. Allora, intanto questi si imbarcano. E queste navi qua. Allora, intanto le facciamo andare qua in Colombia. E poi vediamo tiro da fargli fare. Allora, questi sono prevalentemente artiglieria che andiamo a far confluire in questi. Questi qua vanno qua invece. Quindi questi così, questi colà. Qui abbiamo anche altre, abbiamo una flotta da d'alto mare francese, ottimo. Questa è qua, qua, benissimo. Questa è la flotta di galee. Questa è la nostra flotta da trasporto, che di fatto mandiamo qui. La mandiamo insieme a questa, così finiamo le flotte con le navi pesanti. Queste sono galee che andiamo a riunire a Cosenza. Va bene. Tregua con gli ottomani scade nel 55, quindi 8 anni. Vorrei veramente accelerare sul discorso mamelucchi. Ma mi serve che almeno la Bohemia, che almeno l'Olanda si levi di mezzo. Serve assolutamente almeno questo. No. Cominciamo con le conversioni qua. Cosa servirebbe per avere uno in più? Catholic Empire. No. Dovrei prendere, la Mecca forse. Dovrei conquistare la Mecca probabilmente. Shanghai, sì, accettiamo subito. Facciamo questo. Si dovrebbe aiutare contro la flotta romana. Lemsen è entrato in coalizione contro di noi. Ah. Commold come è messo? Non benissimo in quanto a manpower. Allora, qua riuniamo la flotta e facciamo così. Questi qua sono arrivati in Colombia bene. E questi qua li facciamo confluire verso Genova. Granada. Ma cos'ha Cordova di così strano? Qual è il problema qui? Ah, c'è il sentimento ribelle, capisco. Capisco. E anche Cili potrebbe saltare per aria tranquillamente, se non fosse l'atto di Bohemia Austria. Ascolta, Lubecca. Ah, vediamo un po'. Se io ti mando un regalino di un po'. Tipo così. Non cambia assolutamente niente, purtroppo. Ci hanno piratato. Ci hanno hackerato. Ah, maledetti. Union of Heretics. A me non me ne frega niente, sono degli eretici. Non mi interessa minimamente la loro religione. Non possiamo fare finta che non... Che non ce ne freghi niente? No, eh? Mi sa di no. Mi sa di no. Ah già, c'è ancora Venezia qua. Mi sono dimenticato di Venezia, poverini. Non vorrei si sentissero... Vabbè.
ci diamo sta chiamata alle armi in cui non faremo assolutamente niente, visto che il Commonwealth non ha assolutamente bisogno di, del nostro aiuto per questo. Allora, quali navi sono arrivate? Questi qua sono tornati alla base. Allora, andiamo qua un attimo, così per chiarire un po' la faccenda. Prenderemo Creta e poi mi sa che questo episodio è destinato a volgere al termine. Tra l'altro abbiamo guadagnato il French Mexico, abbiamo guadagnato il French Mexico come, come colonia, e per questo abbiamo anche un, anzi due mercanti in più, perché c'è anche Francia in Colombia, New Montferrat, French Mexico. No, ok, abbiamo due mercanti da, da poter mettere. Allora, uno lo mettiamo qua, fare collect nell'English Channel. Qua facciamo transfer, qui facciamo anche collect. Qui abbiamo l'88, vai, ottimo. Qua abbiamo 92, qua facciamo collect, perfetto, benissimo. No, non è un momento che vale la pena fare. Benissimo. Ah beh, ovviamente il nostro porto principale non dovrebbe essere Costantinopoli, ma dovrebbe essere qualcos'altro. Vediamo un po'. Trade power. Our current trade power. Champagne, addirittura. Global trade power. Lubecca è il porto con più trade power del mondo. Sort by value. English Channel. Lubecca, Genova. Ok, quindi Genova è comunque il nostro porto principale. Non possiamo farlo mentre siamo in guerra? Va bene. Capisco. Capisco. Capisco anche che Venezia adesso salta. Imperialismo. Sarebbero alleati di, del Commonwealth. Sì, sì. Questo ci torna proprio comodo. Ci torna proprio molto, molto comodo. Mandiamo qualche barchetta di Venezia nel frattempo, giusto così, tanto per. No. Questi quanti sono? 50. Andate qua, grazie. Bene. Pa-pa-pam. Su chi vanno a, a focalizzarsi questi qua? Su di noi, ovviamente, quando stanno venendo letteralmente invasi dal Commonwealth, ma vabbè, pazienza. Pazienza, meno 20. Dai Lubecca. Anche esse entrano in coalizione contro di noi, ma non mi dire. Ma non mi dire. Byzantium, Bengal, Biancar, va bene. Abbiamo convertito l'Epiro, andiamo avanti con altre province. Beh, sarebbe bello che Costantinopoli potesse essere convertita. Ci metteremo 92 mesi per farlo, mi sembra un po' lungo come tempo di attesa, onestamente. Mi piacere che la Boemia non abbia nessun tipo di, sì, il problema ad assediarci Lione, mentre tutto il suo territorio è assediato di fatto dal, dal Commonwealth e occupato. Vabbè, buon per loro. Se va bene loro, va bene anche a me. Dai, dai Creta. No, eh? Pa, pa, pa. Loro hanno come rivali noi e il Commonwealth. Lubecca è alleata, non è più alleata del Commonwealth, il che è un problema, che è spiacevole. Allora, intanto Venezia cessa di esistere, per cortesia. Ci danno anche loro 75 ducati che sono fondamentali. Ok. Bene. E dovremmo andarli a convertire anche, tra l'altro, a un certo punto. Ribelli di qua, ribelli di là.
Completiamo i core nella zona del Portogallo. Non mi ricordo più se la cultura portoghese è una delle culture accettate. E quindi mi sa che anche l'Alentejo diventerà un nostro... Ah, lo è già un nostro stato, perfetto, ottimo. Molto bene. Potrebbe anche essere il caso di fare Beiras come nostro stato. Avrebbe senso. Avrebbe molto senso farlo. E non appena Aveiro diventerà un nostro core, lo andremo a creare. Bene. Detto tutto ciò... Mancano una sessantina d'anni, settantina anzi per la verità, a fine della run. Sono abbastanza convinto del fatto che non riuscirò a rifondare l'impero romano, ma sono anche convinto del fatto che ci proveremo assolutamente fino all'ultimissimo, ragazzi. Quindi, detto questo, vi ringrazio per la visione, vi do appuntamento alla prossima puntata. Mi raccomando l'iscrizione al canale, il like se questo video vi è piaciuto, il commento se avete qualche domanda, richiesta o qualche chiarimento, e che dire, grazie ancora per la visione, ci vediamo alla prossima puntata, ciao.